4-1, la gara scivola inesorabilmente verso un binario favorevole a Di Fiore. È chiaro, il calcio ci ha raccontato di tante variabili, però la strada tracciata fin qui fa ben sperare per la panchina di Fiore. Favara, che adesso tra virgolette si è tolta il peso Alfano, ma che adesso avrà un'altra gatta da pelare come la Vardera. Buffa lo spazio, serve con il pennello di Pisa, poi però il difensore cerca in qualche modo di liberare e per poco non segna, ma nella porta sbagliata a dirgli di no, anzi a salvarlo e a dirgli la prossima volta stai più attento, è il palo. Qui Bugea ha calciato via colpendo le mura dell'ex manicomio qui al centro sportivo Pisani. Buffa, l'arbitro fischia, gioco pericoloso. Pallone per Pucci che là davanti carica il sinistro. 5-1, 5-1 per il calcio Sicilia. La rete del numero 8 Pucci, che adesso va ad abbracciare Matteo Di Fiore. Vediamo il replay fornito dalla regia di Carlo Valenti. Pucci davanti al portiere, non ha sbagliato, servito bene, lì è rimasto lucido ed ha trafitto il portiere avversario. Abbiamo visto poco fa le immagini del batticinque tra Di Fiore, che intanto cambia Buffa e lascia, che lascia il posto al numero 16 Claudio Mattei, un altro giocatore interessante che i gol da fuori aria ce li ha fatti vedere in questo campionato. Dicevamo, abbiamo visto il batticinque tra Pucci e Di Fiore, che sono probabilmente la testimonianza concreta di quanto aveva citato Cangemi in un'intervista alla Bacheca Sportiva, Scarpini in Erba, che diceva: sì, il mister è severo, però vi assicuro che ci fa comunque divertire. Vedremo adesso, superato abbondantemente il giro di boa di questo secondo tempo, quindi siamo oltre la metà, vedremo se adesso il calcio Sicilia continuerà a premere sull'acceleratore rischiando di far fondere il motore, oppure se conserverà benzina per la prossima gara, che sarà una trasferta, l'ultima dell'anno, l'ultima partita del girone d'andata contro Accademia Trapani. Mentre il Favara ospiterà tra le mura amiche Castelvetrano Selinunte. Un occhio anche alle gare del Tommaso Natale, chiaramente per ovvi motivi, visto che il calcio Sicilia è l'antagonista almeno fino adesso. Attenzione, perché di Pisa può ricevere questo pallone, Capanzano però stoppa ed evita il peggio. Diciamo, visto che fino adesso l'antagonista nel girone A degli allievi regionali è il Tommaso Natale, è giusto dare un'occhiata anche alle sue gare. Il Tommaso Natale affronterà questa giornata, la 12ª, l'Accademia Trapani, e nella prossima gara avremo la sfida in casa del centro educativo Ignaziano. 26 minuti sul cronometro. Pellegrino
ricomincia la difesa, Rizzo. Mattei. Palla per Zerillo. Ancora Mattei. Pellegrino pressato. I compagni chiamano l'uomo. Amorello. Serve Zerillo. Con il sinistro cerca Di Pisa, che adesso è passato a sinistra. Pellegrino. Ancora Pellegrino. Scambio con il difensore centrale. Mattei. Pucci. Con l'esterno per Mattei. Triangolo completato. Pucci, ancora un altro triangolo, 100 punti. Ed è 6-1. Due gironi diversi, ma punteggio eguagliato, quello dei giovanissimi. Vediamo il replay. Zerillo riceve questo pallone. Una serie di triangolazioni eccezionali prima del colpo vincente di Zerillo. E adesso Favara, che ha subito 3 gol per tempo, 3 appunto nella prima parte di gara, con la tripletta di Alfano che è diventata poker nel secondo tempo, e poi le reti. Una a testa per Pucci e Zerillo. A calcio Sicilia che non si ferma. La Vardera fermato in fuorigioco. Gara almeno fin qui senza storia. Favara Academy, che adesso dovrà guardarsi le spalle, perché potrebbe essere superata dalla 7ª in classifica Sporting Pallavicino, che gioca contro il Fanalino di Coda, terzo tempo, che occupa l'ultima posizione in classifica insieme al Borgo Nuovo, che però ha una partita in meno. Ancora Pucci, il vento gioca brutti scherzi. Bugea con il fisico non riesce a fermarlo. Pucci la mette in mezzo. Zerillo, ancora lui infastidito da Zambito Marsala, viene fuori un tiro sporcato e quindi già abbastanza addomesticato, che non può impensierire Crapanzano, che già di pensieri in questa partita ne ha abbastanza. Zerillo, anzi Pellegrino. Mattei in difficoltà qui, numero 14 Amorello. Può ripartire il calcio Sicilia. Mattei sulla destra. Cangemi. Zerillo fa salire Mattei. Pucci, il suo pallone è troppo lungo per chiunque, anche per il terminale offensivo Claudio Lavardera. Mezz'ora precisa sul cronometro, 10 minuti ancora da giocare, 10 minuti ancora per creare per il calcio Sicilia, ed evidentemente 10 minuti ancora per soffrire per il Favara, o per rendere meno complicato il risultato. Cangemi la lascia scorrere, poi la rimette in mezzo per Pellegrino. Lo Piccolo. Pucci, arriva Amedeo Vella. Pucci, Mattei rientra sul destro, serve Pucci che cerca un pallonetto tra portiere e difesa, dove però non c'è destinatario. Zambito Marsala di testa cerca Rinaldo, lo trova, poi finisce a terra, la tocca con le mani, l'arbitro
se ne accorge, fischia calcio di punizione, subito battuto. Cangemi manca il colpo di testa, la tocca poi Luca Rizzo che mette una pezza in fallo laterale. Rinaldo, colpo di tacco per il compagno Zambito Marsala, addirittura per nessuno. Evita Russo, poi apre sulla destra, Cangemi ha lo spazio per mettere in mezzo, così fa Di Pisa, non riesce ad anticipare Crapanzano che tocca e poi rimane a terra toccandosi la testa. Zerillo, serve la Vardera, applausi la tribuna locale. Ha subito un colpo Crapanzano e qui sono stati molto bravi i ragazzi di Fiore a non infierire sul punteggio e ovviamente con il portiere in deficit per il colpo subito precedentemente, ecco inquadrato qui a numero 16 Mattei. Si tocca ancora la nuca Crapanzano, forse in uno scontro con Di Pisa. E adesso sì, arriva per lui intanto una borraccia d'acqua che è sempre utile e poi i controlli. Ci dovrebbero essere problemi per Crapanzano, soltanto una botta e secondi che se ne vanno via. Quando siamo quasi al 34esimo di questo secondo tempo e quindi ancora 6 minuti, Favara restituisce il pallone. È calcio Sicilia che può ripartire. Lo Piccolo, Pellegrino, Lo Piccolo, Pellegrino si spinge in avanti. Pellegrino per Rizzo, pallone profondo, anche troppo. Salemi, testa di Cangemi, palla che arriva di Pisa che lancia, attenzione, dovrebbe essere Zerillo, no, era la Vardera. La Vardera che ha tirato di collo pieno, una staffilata che Crapanzano ha parato lasciando scontento il numero 17 che davvero oggi farebbe di tutto per segnare. A dimostrazione anche che nel calcio Sicilia non ci sono solo
sono titolari e panchinari, ma ci sono giocatori che hanno fame e che anche se entrano nella ripresa vogliono lasciare il segno. Insomma, non si gioca per giocare, ma si gioca per vincere. Mattei finisce a terra e guadagna calcio di punizione. Già battuto, corto. Pellegrino lancia Mattei. Aspetta, Alessà, Crapanzano. Aspetta, aspetta, Alessà. Buttale fuori, dai, Alessà. Anticipa il numero 16 e poi rinvia questo pallone. Cangemi di testa, di Pisa. Pellegrino. Mattei. Cangemi. Cangemi, Zerillo. Attenzione perché il rimpallo serve inavvertitamente Claudio Bardera, che non riesce a superare Alongi. Se l'avesse superato lì la scelta era servire Pucci, che avrebbe battuto un rigore in movimento, oppure tentare di soddisfare questa voglia di gol personale del numero 17. Tiro cross rimpallato, esce Calogero Daniele che rinvia cercando Guadagnoli, incespica sul pallone Rizzo, che poi però è bravo a non perdere la testa, a rimanere in piedi e a recuperare allo sbaglio precedente. Cangemi, Zerillo, Cangemi. Non abbiamo qui gli strumenti per misurare il possesso palla delle due squadre, ma se ci fossero probabilmente vedremmo dei numeri impressionanti per i padroni di casa. Fra l'altro Calcio Sicilia giovanissimi e Calcio Sicilia allievi hanno dimostrato nelle partite che vi abbiamo raccontato qui su Fil Rouge TV di avere una filosofia non soltanto vincente, ma una filosofia molto intelligente. Attaccare contro e prendere i metri, i centimetri contro le squadre che sono oggettivamente, che hanno meno mezzi del Calcio Sicilia, quindi attaccare subito e far gol, cercare di spezzare la partita anche quando si incontrano squadre che si chiudono, e molto spesso questo accade anche nei campi in terra battuta più piccoli, dove chi è tecnico ha difficoltà a emergere ed emergono gli operai, quelli che hanno i polmoni e che hanno gli scarpini duri. Oggi per esempio nei giovanissimi abbiamo visto come la squadra di Angelo Caracauci, della prima volta in una precedente diretta, ha saputo affrontare con grande intelligenza Città di Palermo, attendendo, studiando l'avversario nel primo tempo, chiudendo il primo tempo sull'1-1 e poi straripare come un fiume in piena nella ripresa e vincendo la gara 6-1, cioè facendo 5 gol nel secondo tempo. Se non è questa filosofia intelligente, non so davvero cosa possa essere. Occhio Alessandro, esci, esci, esci bello! Cangemi, pallone in mezzo, solo giocatori del Calcio Sicilia praticamente davanti Crapanzano, vai, che però ha la meglio. Bella, qui gli mancano un pochino le forze, probabilmente anche il vento dà fastidio. Lo Piccolo batte il fallo laterale. Pucci, ottimo il pallone per Di Pisa, che viene beffato dalla traiettoria, si è trovato qualche centimetro più avanti e non è riuscito a colpire. Palla che è finita fuori. Pochi secondi alla fine di questa partita a senso unico, iniziata in maniera davvero singolare col Favara in vantaggio, poi però gara regolata dagli uomini in campo del Calcio Sicilia, che l'hanno riportata sul 6-1 con il poker di Alfano
la rete, una rete a testa per Pucci e Zerillo. E ricordiamo che sul Fil Rouge TV tutte le partite in casa del calcio giovanile, del calcio Sicilia, giovanissimi e allievi, e anche del Buon Pastore, giovanissimi e allievi. Per no, io prendo l'incrocio dei pali, mi prendo questo gol e me ne vado a casa. Nella bistecca stasera ci troverò più gusto. 7-1, ma che replay! Rivediamolo ancora e ce ne andiamo a casa. Dopo che abbiamo visto questo, probabilmente oggi abbiamo visto tutto. 7-1, chiusa la contesa. E adesso il nemico del Favara probabilmente è soltanto l'arbitro e il tempo che scorre lentamente. Dicevamo, meglio permettetemi di ringraziare la regia di Carlo Valenti, Alessandro Damiano e Luca Di Cristina alle camere, tutto il servizio di logistica del Centro Sportivo Pisani che rende possibile le nostre dirette in esclusiva degli allievi e dei giovanissimi del calcio Sicilia, tutte le partite in casa, anche le partite del Buon Pastore che ci ha fatto vedere belle cose e a cui siete molto affezionati. Conclude così l'anno 2017 in casa il calcio Sicilia con una vittoria, anzi due vittorie, considerando anche quelle dei giovanissimi, due goleade, 6-1 la prima, 7-1 almeno fino adesso la seconda. E adesso si punta all'ultima trasferta di questo 2017 in quel di Trapani contro l'Accademia Trapani, tentando di trovare un'altra vittoria e poi sperare che Babbo Natale porti i regali giusti in previsione di questo campionato, che per ora le tinte rosanero del calcio Sicilia e quel tricolore sul petto è al posto giusto. Vedremo, ce lo dirà il girone di ritorno che vivremo insieme qui su Fil Rouge TV da Gualtiero San Filippo. È davvero tutto, io lascio la linea alla regia e allo spot. Ci vediamo la prossima settimana per le gare del Buon Pastore.